qui siamo al checkpoint, al confine tra la Finlandia e la Russia. Confine che corre per tutta la lunghezza del lato orientale del paese per 1340 chilometri. I finlandesi hanno sempre patito la presenza di un vicino piuttosto ingombrante ed è per questo che non hanno mai abbassato la guardia. Ad Helsinki, dai tempi della Guerra Fredda, c'è una città di sopra e una città sotterranea, profonda da 20 a 30 metri sotto il livello del mare, protetta da uno spesso strato di roccia granitica che rende gli ambienti sicuri e impenetrabili. In caso di necessità può ospitare circa 900.000 persone. Tanti di questi spazi, la maggioranza, in tempo di pace sono usati dal pubblico. Quindi in caso di emergenza devono essere tutti pronti a sgomberare? Sì, nel giro di 3 giorni tutto questo deve essere in qualche modo sgomberato e letti e altre... Riconvertito, esatto. I finlandesi, pur avendo fama di popolo pacifico e tranquillo, non hanno mai deposto le armi. Qui la leva è obbligatoria, l'esercito è di 280.000 soldati, oltre a 900.000 riservisti, un numero elevato per una popolazione di 5 milioni e mezzo. E qualche giorno fa il primo ministro Sanna Marin ha annunciato che aumenterà le spese militari di 2 miliardi di euro entro il 2026. E sembra sempre più vicina l'adesione alla NATO da parte della Finlandia e anche della Svezia. Io penso che sia una grande cosa. Io spero che la Finlandia si unisca alla NATO il più presto possibile. Io ero contrario alla NATO prima di tutto questo. Ma dopo l'invasione ho cambiato idea. Questo atteggiamento di neutralità sta leggermente cedendo. Sì, in ogni caso lo stato di neutralità della Finlandia non è più quello che c'era prima dell'adesione all'Unione Europea o prima della caduta dell'Unione Sovietica. La neutralità finlandese è un tipo di neutralità, non esiste un unico tipo di neutralità. Ce ne sono tanti tipi. Ci può essere il tipo, per esempio, austriaco, che è scritta nella Costituzione. La neutralità della Finlandia non era scritta nella Costituzione, derivava da un trattato che ora è scaduto, estinto, non c'è più. Il diritto alla neutralità risale ad una fase remota dei rapporti internazionali e le posizioni dei paesi così definiti sono ora molto più incerte.